Rock e i suoi fratelli, questa sera al Boiler Studio, siamo tornati al Boiler Studio e con noi ci sono gli Ultima Vera. Buonasera! Ciao. Ciao. Ciao, Ciao ragazzi! Gli Ultima Vera quest'oggi ospiti a Rock e i suoi fratelli live al Boiler Studio. È da poco uscito il loro ultimo album, Ai caduti in bicicletta. Ai caduti in bicicletta perché? buonasera. Hai caduto in bicicletta perché è un disco dedicato all'infanzia e ai bambini che sono caduti in bicicletta. Non al ciclismo, quindi. No, non a Ivan Basso. Non è Ivan Basso. È un disco molto bello, molto sentito. Ci avete messo un po' a comporlo. Il vostro EP precedente si chiamava Dimore ed era dell'anno 2007, se non Sarà sbaglio. 2007, Sì, sì. 2007. In questo tempo cosa è successo? In questo tempo abbiamo arrangiato, lavorato sui pezzi, abbiamo iniziato appena smesso con Dimore, cioè il lavoro per Dimore, abbiamo iniziato a comporre per questo nuovo album. Diego ha iniziato a scrivere i testi e insieme in studio abbiamo cominciato a lavorare sugli arrangiamenti. Nel frattempo Obama diventava presidente, un sacco di cose. Succedevano un sacco di cose nel mondo Sì. sostanzialmente. Il disco è prodotto dalla Cinico Disincanto, Sì. un'etichetta diciamo importante del panorama underground nazionale. Quanto vi aiuta avere dietro un gruppo di persone come la Cinico Disincanto? Beh, ci aiuta tanto perché praticamente svolge il ruolo di ufficio stampa e quindi ci aiuta molto con la pubblicità e diciamo anche economicamente per lo sviluppo proprio fisico del CD. Poi ha anche una sezione di booking, la Cinico Disincanto, quindi Quindi anche diciamo su concerti. vari fronti ci aiuta molto, Sì, insomma. diciamo soprattutto qui a Roma riusciamo a suonare grazie a Cinico Disincanto. Ecco, perché voi siete di Frosinone. Frosinone, sì. La scena del Frusinate, del Basso Lazio, è molto, molto attiva, molto in voga. Quanto ha influito questo, il vostro fare parte di una provincia comunque ricca di artisti e quanto vi sentite parte di una. Comunità artistica. Sì, Sì. una comunità Ci sentiamo artistica. parte di una comunità E allo stesso artistica. tempo anche di un piccolo centro. Vai, batti la parola. Non saprei rispondere perché io non vivo molto a Frosinone, cioè, non la vivo molto la provincia, ecco, però. Vabbè, comunque è una realtà molto, cioè, piena di gruppi. Noi conosciamo, per citarne alcuni, gli Shout, i Pentotal, i Runaraido. E c'è un bel panorama, sì. Un bel movimento. Sì. Il vostro gruppo esiste da ormai diversi anni. Quanto è cambiata la vostra musica nel corso degli anni? Diciamo, quali evoluzioni maggiori avete avuto? Quanto vi sentite cresciuti e maturati, soprattutto dopo questo ultimo disco? Allora, sicuramente noi abbiamo registrato l'ultimo numero primo con l'inconsapevolezza di suonare, perché non Che è conoscevamo il vostro studi di. primo È EP. il nostro primo EP del 2005, non conoscevamo studi di registrazione, eccetera. Poi con l'uscita di Dimore abbiamo comunque lavorato con Roberto Vernetti, quindi abbiamo avuto la prima esperienza di produzione artistica con un produttore abbastanza, cioè molto importante. E grazie a lui siamo riusciti a maturare appunto l'idea diciamo, di un pop più o meno molto quadrato nelle canzoni e cerchiamo per il momento di portare avanti questo metodo, insomma. Ultima domanda, abbiamo una cosa che chiediamo sempre ai gruppi che vengono qui a suonare al Boiler Studio per Rock e i suoi fratelli, consigliateci un artista o un gruppo del panorama underground che vi piace e che volete consigliare, magari anche uno a testa se volete. Antonio? Beh. Dai, io non vivo a Frosinone, Io no, non ho le orecchie, non riesco solo ed esclusivamente artisti underground o Io che ne direi so, artisti senz'altro il giganti. Broken Social Scene. Ho pronunciato malissimo, ma Perché? che sono fantastici. Sono Ok. fantastici. Oddio, adesso sono due piedi, non me ne Vai, vai, il vengono. primo che ti viene. Zen Circus? Zen Circus, perfetto. Massimo volume. Dente. Quindi artisti, insomma, che sono già su un gradino importante, molto, molto bene, insomma. Sì. Vi auguro e vi auguriamo di arrivare Speriamo. con la vostra musica dove sono arrivati loro. In chiusura, volevamo lanciare questo concorso Rock e i suoi fratelli, dà la possibilità, oltre alle band, di venire a suonare
live al Bollere Studio, in questo splendido studio, anche la possibilità di partecipare in maniera attiva come sedie per le interviste, come vedete questa sera, i nostri primi vincitori che partecipano e che hanno vinto il concorso, grazie ragazzi, e che ci danno modo di fare questa intervista sicuramente molto più comodi che su delle sedie tradizionali. Grazie, grazie di Ultima Vera. Grazie, Ciao, ciao. ciao. Stop, bellissima. Grazie.